Per cui allora, per esempio, secondo me, un punto su cui non dovremmo insistere maledettamente nelle varie riunioni di partito è questo. Può sembrare un richiamo al più vetero marxismo, ma è fondamentale la coscienza di classe, perché significa la coscienza del movimento storico. E se tu non hai questa coscienza, e questa coscienza non ce la puoi avere da solo, perché devi avere coscienza della storia mondiale, quindi hai bisogno di un'organizzazione che la produca questa coscienza. Se non hai questo, non è detto qual è il risultato. Se tu non riesci a frenare Bush, gli accordi di Kyoto vengono tranquillamente violati con tutte le conseguenze negative. Se passa la proposta di Chavez, commerciamo il petrolio in euro invece che in dollaro, in dollari, gli Stati Uniti muoiono, però può non passare. E loro stanno facendo una campagna enorme contro Chavez, se l'ammazzano, no? E da questo punto di vista non è neanche stupido dire certo, condizioni obiettive, quello che ti pare senza dubbio, però certo che se Lenin fosse potuto vivere 10 anni in più, no? Domanda provocatoria. Allora, in questa fase penso che uno dei compiti dei comunisti è l'accumulo sia delle forze sia creazione di coscienze, no? Quindi spendersi su vari fronti perché non c'è partito. Allora, io non so tu in che rapporti stai attualmente con la rete che tu odi profondamente, No, io non però odio la rete, io però odio. uno parte proprio dal presupposto che è indifferente dove operi, però se ci sono dei compagni ti spendi, no? Perché siamo in una fase di accumulo di forze e di coscienze. Io sono stata venerdì scorso al primo seminario politica classe. Cioè, io penso di essere molto ignorante e non in grado di, però devo dire che con tutta la mia ignoranza è stata una cosa veramente Un occhio ce di l'avevi, nessun tanti livello, ciechi. cioè forse tu conosci anche il relatore, magari è pure bravo, si chiama Enzo Modugno, non lo so. Ah, Ah, non quello credo là. gli acciari che abbiano mai frequentato la facoltà di filosofia, ma No, ma questo. è veramente una cosa, io mi domandavo perché Quello se è l'avessero così, chiamato, no? Se è sì. così. Vabbè, questo però era un'opinione diffusa già nel 68. Allora io mi domandavo, ma perché Stefano sta qui? Forse non è colpa tua o non è colpa loro, però lì ci sono dei compagni e c'erano No, è tanti colpa compagni. loro sicuramente, nel Non lo so. senso che loro sanno perfettamente che, io non voglio essere equivocato, io stimo molto la persona di perché lui sostanzialmente parte dalla cultura della scuola elementare, perché io conosco anche il professore che lui ha avuto nella scuola media, che era un compagno della Quarta Internazionale, notoriamente considerato cretino, e quando parlava succedeva un Il casino, professore o se... il professore, e quando lui parlava succedeva il casino, e tutti andavano a prendere il caffè, la sigaretta, e stava da solo, insomma, come Berlusconi quando ha parlato lì in Europa. Ora, lui partendo da questi bassi livelli, leggendo giornali, si è fatto un modo di vedere. E il fatto è che però questo non basta a costruire una coscienza teorica, senza di cui tu non puoi far scienza, e una delle scienze è l'economia. Allora, avere un buon propagandista che dice le cose che ha letto sui giornali della borghesia, senza avere gli strumenti teorici per rovesciare quel discorso. Ecco, questo mi pare che sia un danno per noi. E Quindi tu mi dai ragione, perché tu ci dovresti. io sono molto convinto del Io fatto, dico come relatore, eh. io sono molto convinto del fatto che
dell'impegno quotidiano, dello sforzo collettivo, del processo storico come qualcosa di anonimo, no? Perché coinvolge un sacco di gente. Il grande Freud, in realtà poi tu vedi, se vai a studiare, che si sbriciola in tanti personaggi minori che hanno detto mezza idea, però lui l'ha raccolta da quelli, no? Poi un'altra mezza idea l'ha detto un'altra, lui l'ha raccolta di quelli, e senza questi piccoli personaggi lui non ci sarebbe stato. Allora, questo modo di vedere è anche un modo di concepire il partito, come collettivo, come intellettuale collettivo, che discute insieme, che opera in modo che i compagni crescano. Stefano, non è questo, perché la rete no, tu sai benissimo che è una burocrazia piccola, no, con una serie di persone che contano niente. Penso che non sia, è vero, però non è questo il punto, nel senso che in qualsiasi posto noi operiamo, cioè uno si vuole, cioè io alla sezione dei comunisti italiani prima di entrarci, cioè è chiaro che non vai a vedere dove stai andando. A vedere che ci sono dei compagni. No, io non parlavo di parlavo del fatto che c'era una ventina di compagni, sì, che avevano voglia di ascoltare delle cose per crescere nella coscienza. Ho capito perfettamente, però io ho capito anche che il discorso che faccio io sa bene che significa. Spostati, mettiti nel pubblico. E no, prima di riprendere il tuo ruolo, mostrami che conosci il capitale, hai capito? No, però io penso che le due cose, scusa se insisto, le due cose sono molto due importanti, sia il lavoro forse più modesto, più quotidiano, sia quello che dici tu, cioè una coscienza che sta mille anni più avanti che la tua, la preparazione, tutto, però se non si sposa con un contenitore dove ci sono i compagni. Tu hai ragione, ma io credo che tu rappresenti male le cose, cioè fa un lavoro. Ti raccordo. No, fa un lavoro fondato sull'imbroglio, in questo senso che l'oscuro medico di base che cura tanti malati, no, e che intuisce una piccola cosa che poi comunica, fa i conti in un convegno, altri la raccolgono e diventa poi una grande cosa perché c'è uno intelligente che ha. Questo non lo fa, ma traduce immediatamente il lavoro quotidiano che fa come la verità nuova. Se no non si propone, se no scusami, perché è organizzato in modo antidemocratico la cosa? Perché esiste un vertice che non si mette mai. Trovami uno che non è trovami una organizzazione, il partito del PDC, cioè qualunque organizzazione che sia organizzata in modo democratico. Non viviamo in un No, modo in no, scusami, sì, tu hai, non fraintendere, io non sono anarchico e sono assolutamente convinto che l'organizzazione è appunto organizzazione, quindi è stratificata, una gerarchia, eccetera, assolutamente d'accordo con questo. Esistono però delle, sai, quando tu devi passare attraverso una serie di fasi, tu dici una cosa, devi discutere col segretario di sezione, poi con il comitato di zona del partito, poi col comitato federale, poi col comitato centrale, poi col segretario della segreteria, e tu devi superare una serie di ostacoli. E sei obbligato a superarli. Se non li superi, l'idea tua non passa. Questa è una grande prova importante, perché questo verifica la tua idea. Quando invece c'è un gruppo che si riunisce per conto suo e comunica agli altri, fate questo, è tutta un'altra la struttura. Ma quell'esempio che hai fatto prima, dove sta nella realtà del nostro mondo? Ci sta? No. Sì, ci sta. Ci sta nella miseria dei tempi, ci sta. Nella miseria dei tempi, perché è verissimo che tutta la nostra cultura, la nostra storia sono scomparse.